Webinar dedicato all'istogramma che mi è venuto in mente parlando di istogrammi con qualcuno, forse con Francesca in questa qualche occasione o Ieri. no, è ieri, però poi il webinar l'ho fatto qualche giorno fa e quindi era qualcun altro. E, ok, comunque allora, questo qui è un... Intanto vediamo un attimo l'istogramma dal punto di vista del firewall. Questo qua è un firewall aperto in camera RAW. Là in alto a destra, nella barra delle regolazioni, lo vedete, c'è l'istogramma per chi è nuovo, magari è quel grafico con le punte, ok? Vedete a destra c'è una punta In rossa. Esatto, alto a destra, sì. due pennate. Facciamo notare subito una cosa. Scendo qui in basso nella parte inferiore della finestra di camera RAW, sotto le stelline, il cestino. Vedete che c'è un link, c'è scritto Adobe RGB 1998 8B, quindi ci sono le informazioni su questo file aperto in camera RAW. Sì. Cliccando su quella scritta, che è un link praticamente. Ok, clicco. Un attimo, e Luca, non cercare di condividere, di annotare. Ci incartiamo. Configurazione. Cliccando su quella scritta lì, si apre questa finestrella, che è la finestrella delle preferenze di Camera RAW. E qui vediamo quella relativa all'assegnare al file RAW. Il file RAW è il famoso negativo digitale, quindi è un file che... Di per sé non ha informazioni sul colore, come può essere un file rasterizzato, come può essere un file RGB, un file JPEG, per semplificare. Sapete, il file JPEG, ogni quadratino, ogni pixel, diciamo così, che vediamo ingrandito a monitor, ha un colorino. Nel file RAW questa cosa qui non c'è. Quindi abbiamo la possibilità di assegnare a un file RAW diversi spazi colore. Quindi cliccando su questa voce di questo menu a tendina, vedete, si apre questa finestra. Noi questa sera terremo d'occhio soltanto la prima parte dove abbiamo gli spazi colore, quindi non parleremo di assegnare a un file RAW dei profili colore di macchine da stampa, che è un po' tutto quello che vedete qua sotto. Quindi, come vedete, adesso al nostro file RAW viene assegnato lo spazio colore Adobe RGB. E tenete d'occhio l'istogramma là in alto a destra. Lo vedete? Vedete anche la finestrella dove c'è scritto Adobe RGB? Penso di sì, no? Sì, ok. Quindi, guardate cosa succede. Se io da uno spazio colore, adesso qui... lo spazio colore non è la stessa cosa di un profilo colore, però diciamo per semplificare, diciamo un po' che sono la stessa cosa. Quindi, cosa sta facendo adesso dietro le quinte, Photoshop all'interno degli algoritmi di Camera RAW? Sta dando alle informazioni presenti all'interno del file RAW, diciamo che gli sta assegnando dei colori. Colori che possono essere più o meno colori e luminosità dei colori stessi, che possono essere più o meno chiari o più o meno scure, più o meno sature, possono mancare dei colori in alcune parti dell'immagine, magari in alcune parti dell'immagine ci sono del verde, più c'è del rosso, viceversa. Tutta questa distribuzione qui di colori e luminosità, soprattutto parleremo di luminosità questa sera perché è più semplice. Lo vediamo rappresentato là nell'istogramma. Vi faccio vedere già che cambiando profilo colore, cioè scendendo a uno spazio colore, scusate, un pochettino più compresso, con un pochettino meno colori dell'Adobe RGB, come ad esempio l'sRGB. Guardate l'istogramma adesso che ci clicco sopra, zacchete. Sì. Perché è cambiato? Perché ci sono dei colori differenti. Ad esempio, con l'Adobe RGB. Vediamo che nella parte sinistra, cioè poi lo vedremo in dettaglio, vi spiego bene il significato di questi picchi. Comunque, nella parte sinistra abbiamo
l'indicazione delle quantità di pixel scuri presenti nell'immagine e vediamo che qui i pixel non arrivano a toccare il lato sinistro dell'immagine con lo spazio colori Adobe RGB. E questo vuol dire, ad esempio, che non ci sono pixel completamente neri. Se io li cambio spazio colore, vado sull'sRGB, zacchete, vedete che si è avvicinato, è cambiato il picco, c'è un picco molto più alto, quindi indica che ad esempio nell'sRGB non è possibile, proprio perché, diciamo così, per semplificare, ha un numero di colori disponibili inferiore all'RGB, all'Adobe RGB, su questa immagine dentro lo spazio colore sRGB. Non ci sono, ad esempio, tutti i pixel con le varie sfumature più scure che abbiamo in Adobe RGB. Notate anche a destra, abbiamo il picco che sale su, che è quello che ci indica la quantità dei pixel più luminosi, più chiari. A destra qui abbiamo i bianchi. Ignoriamo un attimo per il momento che questo qui è un istogramma a colori, magari lo vediamo un pochettino più in dettaglio. Il perché dei colori in un altro webinar. Notate che se vado su sRGB, zacchete, anche lì l'istogramma si comprime. Stesso discorso dell'Adobe RGB. L'sRGB è un pochettino più ridotto come numero di colori presenti nelle alte luci e quindi abbiamo più pixel bianchi, più pixel molto molto luminosi, quindi meno sfumature. Se attivo invece il Profoto RGB, che è lo spazio colore più grande di tutte, guardate cosa succede, voilà, vedete ad esempio a destra scompare completamente il picco dei pixel molto chiari, vuol dire che ad esempio lavorando in Profoto, che è uno spazio colore molto ampio, non abbiamo pixel bruciati, quindi non abbiamo quel picco che ci indica che c'è una grande quantità di pixel, ad esempio, completamente bianchi. Ritorno a sRGB, lo vedete, picco lì a destra. Vado in Profoto e vedete come in Profoto anche aumenta la quantità dei pixel nelle basse luci. E questa qui è già una prima cosa che potete fare, ad esempio, aprendo i vostri file in Camera Raw, se scattate in Raw. Quindi andarvi a scegliere, ad esempio, tra Adobe RGB e, ad esempio, sRGB. Adesso, per tutta una serie di ragioni, chi è già un pochettino più avanti con Photoshop sa di cosa sto parlando. Comunque, diciamo, prendetelo un po' così come un consiglio generale per chi si avvicina per la prima volta si sta avvicinando a questi concetti di spazi colori, quindi date un'occhiata tra sRGB e Adobe RGB, se in uno dei due, e generalmente Adobe RGB è quello più consigliato perché è più ampio, avete una riduzione di questi picchi a destra e a sinistra, che significano semplicemente pixel completamente neri o pixel completamente bianchi, quindi vuol dire pixel completamente neri. Vuol dire che non abbiamo sfumature nelle aree più scure dell'immagine, quindi vuol dire che se poi andiamo ad aprire questo file in Photoshop, lì dentro saremo molto compressi per quello che riguarda, ad esempio, creare delle sfumature perché vogliamo, ad esempio, andare a schiarire un'area un pochettino scura. Stesso discorso per la parte destra, cioè dei pixel completamente bianchi, quindi completamente bruciati. Consiglio generale per campare bene: impostate lo spazio colore Adobe RGB sulla vostra macchina fotografica, vi fate un giro per il menu e lo trovate, e poi impostate Adobe RGB qui in Camera Raw. La profondità di colore lasciatela pure tranquillamente a 8 bit. Vedete che se cambio 8 e 16, ne abbiamo parlato in un webinar qualche mese fa. L'istogramma non cambia, cioè lavorare a 16 bit, cioè con un file molto grande, ha senso dopo, quindi quando passeremo in Photoshop, per non perdere le sfumature all'inizio della lavorazione di un file, non c'è nessuna differenza tra gli 8 e i 16. Non è che mettendolo a 16 bit
compaia o si modifichi il file e diventi improvvisamente molto migliore rispetto a quello che abbiamo scattato. Do l'ok e adesso queste qui diventano le mie impostazioni di preferenza di Camera RAW. Fino a qui tutto chiaro? Sì, tutto Candeline, chiaro. se c'è qualcuno ha qualche domanda, attacca il microfono e me la chiede. Guardiamo un attimo in chat se qualcuno ha scritto qualcosa. No, ciao Nando. Ok, e adesso andiamo a capire un attimino il significato di questi picchi. Questa qui è un'immagine ad alto contrasto, fondamentalmente. Vediamo che ha delle zone molto luminose, delle zone molto scure e qualche zona un po' di mezzi toni. Questi picchi ci indicano la quantità dei pixel presenti. Sì, si può fare anche in Lightroom, Roberto, tale quale. Anche in Lightroom puoi. No, aspetta, che associare un profilo. Sì, anche in Lightroom, anche lo fai prima però. Quindi dicevo, questi picchi ci indicano la quantità di pixel. Quindi, ad esempio, vediamo che abbiamo a destra un picco molto alto che ci indica che in queste immagini ci sono tanti pixel molto luminosi e sono quelli dei mattoni illuminati da questa illuminazione al tramonto molto, molto di taglio. E poi abbiamo un picco a sinistra con un mucchio di pixel, lo vedete perché è molto alto, l'altezza indica il numero di pixel e in questo caso la luminosità. Quindi abbiamo tantissimi pixel molto scuri che sono chiaramente tutte le aree di ombra e naturalmente tutto il vestito della ragazza. Nella parte centrale dove ci sono i mezzi toni vediamo che abbiamo una certa quantità di pixel di toni medi che fondamentalmente sono tutti quegli arancioni, quei grigetti più o meno chiari che vedete all'interno dell'immagine. Per spiegarvi la lettura dell'istogramma, ad esempio, guardate qua, prendo il cursore dei neri, qui a destra nel pannello base di Camera RAW, lo vedete, lo sposto tutto a sinistra. Spostandolo tutto a sinistra, cosa faccio? Aumento, abbasso la luminosità dei pixel che sono già scuri e come vedete il mio istogramma zacchete adesso ha un bel picco nella parte sinistra. Vedete che prima non c'era, riporto i neri a zero. Facendo questa operazione cosa faccio? Faccio diventare scuri perché la regolazione neri lavora soltanto su quei pixel che sono già piuttosto scuri. Quindi quelli che vanno da questa fascia, vedete che adesso sto portando il mouse sull'istogramma, vedete che si è manifestata una fascia grigetta, si vede sull'istogramma, c'è una banda grigia. Vedete, sposto il mouse, ok, quindi lì dentro la regolazione neri cosa fa? Va a intercettare i pixel che sono già scuri, li fa diventare neri. E quindi adesso l'istogramma mi indica con questo picco all'estrema sinistra che c'è una marea di pixel completamente neri, no? E ci sono pochissimi pixel nelle sfumature più scure. Stessa cosa se vado a lavorare sulle luci. Sposto il cursore luci all'estrema destra e voilà, i pixel che erano già luminosi diventano ancora più luminosi. E tantissimi che non lo erano adesso sono diventati bianco puro. Riporto il cursore delle luci a zero e voilà. Se abbasso il cursore delle luci, lo porto all'estrema sinistra, vedete che ho eliminato, non c'è più il picco a destra. Perché? Perché ho fatto diventare le aree più luminose meno luminose. E quindi non abbiamo più, adesso annullo, non abbiamo più questa indicazione, questo picco che mi sta indicando che ci sono dei pixel bruciati. In Camera RAW lo posso vedere anche attivando questi triangolini di avvertenza per le luci in eccesso. Vedete, ce n'è uno là in alto a destra, nell'angolo destro dell'istogramma, ci clicco sopra, e ce n'è uno nell'angolo in alto a sinistra dell'istogramma, questo per le Uno per le alte luci e uno per le basse luci.
Adesso che ho attivato il triangolino delle alte luci, vedete che sono comparse nella parte sinistra della fotografia delle macchie rosse. Si vedono? Ingrandisco un po', eccole qua, vedete? Quelle sono zone con pixel bruciati, infatti l'istogramma. Se aumento le luci con il cursore luci, che lavora solo su quelle aree che sono già molto luminose, vado a 100, voilà. Vedete cosa è successo? Vedete, l'istogramma si è spostato tutto a destra. Adesso abbiamo un bel picco, bello alto, che mi indica che ci sono pixel sicuramente bruciati, perché è tutto appoggiato alla parte destra dell'istogramma e l'avviso delle alte luci mi fa vedere proprio a monitor dove ci sono delle zone critiche dove ho bianchi bruciati, quindi dove ho perso le sfumature. Se le luci le porto a meno 100, invece vedete il picco scompare, infatti le zone che erano più luminose sono diventate tutte meno luminose, non abbiamo più bianchi bruciati. Stessa cosa con i neri, vi faccio vedere luci e neri perché è più evidente, chiaramente. Porto i neri all'estrema sinistra e voilà, in blu, Camera Raw mi evidenzia, uguale anche in Lightroom. Camera Raw mi evidenzia tutte quelle zone dove ho dei neri completamente neri, quindi non ho più le sfumature. Fino a qui tutto chiaro? Sì, chiaro, chiarissimo. Ok. E quindi l'istogramma è uno strumento molto utile perché ci permette anche attraverso l'istogramma della macchina fotografica, soprattutto se lavoriamo in JPEG, che è un formato con il quale dobbiamo stare molto attenti a non avere alte luci bruciate, cioè bianchi puri, perché poi non le recuperiamo più, a meno che non vogliamo fare proprio una foto, sia nostra intenzione fare una fotografia con dei bianchi completamente bruciati. Il discorso delle sfumature perché è importante? Ingrandisco un attimo. Vediamo la parte, cerchiamo un attimo solo, andiamo a prendere magari una zona, ecco ad esempio qua il volto, eccolo qua. Abbiamo le alte luci qua sul braccio e basse luci qui nella parte in ombra della ragazza. Vedete che se scurisco tutto, qui abbiamo i neri. Se apro questa immagine in Photoshop e l'istogramma me lo sta proprio indicando che lì ho dei neri pieni, non ho più sfumature. Quindi in Photoshop, aprendo questa immagine qua, molto difficilmente riuscirò, ad esempio, andare a lavorare in quelle zone molto molto scure. L'istogramma è utile perché se dovessi trovarmi una fotografia, ad esempio, adesso abbasso un po' i neri. Ecco, attiviamo un po' di. Facciamo finta che questa qui sia la nostra immagine di partenza. Vediamo il picco nella parte sinistra dell'istogramma. Vedete quel picco, quella linea sottilissima nella parte sinistra che sale fino in cima? Quella linea mi sta dicendo che ho dei pixel completamente scuri. E quindi se sto guardando questo istogramma mentre scatto la fotografia, che magari a monitor, sul monitor piccolo della macchina fotografica, mi sembra che possa andare bene, già l'istogramma mi dice: guarda, attenzione, perché lì dentro ti stai giocando i dettagli nelle aree più scure, e quindi potrò, ad esempio, andare, facciamo una simulazione di scatto fotografico, potrò, ad esempio, andare ad aumentare l'esposizione di un mezzo diaframma, di un mezzo stop, o allungare un po' il tempo di esposizione, o alzare gli ISO, vabbè, quello è un discorso fotografico. Vedete, ho aumentato l'esposizione di 0,50 a mezzo stop e il mio picco incomincia a ridursi. Aumento ancora l'esposizione, vedete che man mano che aumento il valore dell'esposizione, il picco scompare per forza, perché sto facendo diventare tutta l'immagine più chiara e quindi vado a far arrivare più luce su tutta l'immagine nella sua completezza. E quindi vado a recuperare dei dettagli, vado a dare luce anche alle zone più scure.
Nel fotoritocco, invece, la cosa è utile perché andando avanti nella nostra post-produzione, tenendo un occhio all'istogramma, vediamo esattamente dove stiamo andando. Perché se l'istogramma non ci fosse, noi, o fosse nascosto, adesso in Camera Raw non è mai nascosto perché è là in cima. In Photoshop, ecco, adesso tra poco apro Photoshop e vediamo una cosa. Ad esempio, che ne so, schiariamo un pochettino l'immagine, non so, ad esempio, vedendo l'istogramma, posso decidere di abbassare un po' le luci, proprio per togliermi i bianchi puri, specialmente se poi vado in stampa, vedete, abbasso le luci, qui c'è il cursore delle luci, delle alte luci, lo vedete qua a destra, che lo sto muovendo. Sì. Vedete l'istogramma? Lo sposto a sinistra, quindi abbasso l'intensità delle alte luci, il mio istogramma, zacchete, scende. E posso fare ad esempio la stessa cosa con le ombre per aprire nella parte sinistra dei neri, vedete? Opla. Vedete come adesso si è creata questa grossa area nelle basse luci? Perché ho aumentato. Andando a schiarire, chiamiamola così, le ombre a livello di post-produzione, quindi attraverso un algoritmo che identifica le zone scure e mi fa diventare più chiare solo quelle, che è il grosso vantaggio, l'abbiamo visto nel webinar della settimana scorsa, per chi si avvicina, secondo me, di lavorare all'interno di Camera Raw. Vedete che muovo le ombre, si schiariscono soltanto le aree più scure. E tenendo d'occhio, sì che lo vedo a monitor, però tenendo d'occhio l'istogramma, guardate come aprendo così mi diventa bello, bello corposo. Anche tutta la parte dei mezzi toni, vedete, si è alzata, quindi ho aumentato la quantità di pixel lavorabili all'interno delle mie immagini. Adesso non ho più neri bruciati, neri chiusi, vedete, a sinistra non c'è più il picco che si appoggia al lato sinistro dell'istogramma e a destra abbiamo ancora quel picco lì perché chiaramente aprendo le ombre un pochettino adesso si è spostato di là, ma io abbasso le luci e zacchete ritorno a riequilibrare la mia immagine. Quindi adesso siamo così e quindi tenendo d'occhio l'istogramma mi sono fatto un'idea. Adesso so esattamente quali sfumature ci sono dentro la mia immagine? So esattamente che posso aprire questa immagine in Photoshop più tranquillamente, perché non avrò bianchi bruciati, non avrò neri pieni e fare tutte le lavorazioni che voglio. Il grande vantaggio del FireRAW è questo qui, fondamentalmente, che mi permette questa estrema manipolazione delle alte e delle basse luci, soprattutto le alte luci. Rispetto al file JPEG. Vediamo un attimo soltanto una cosa, l'impostazione predefinita, ecco, di questa immagine, ingrandisco un attimo questa zona qua del braccio, vedete, abbassando le luci, rifaccio un po' quello che ho fatto fino adesso, aprendo le ombre, andiamo più o meno, avevamo messi così, abbassiamo ancora le luci, voilà. Vedete, nel braccio non c'è più quella striscia bianca molto molto chiara. Adesso abbiamo tutte le sfumature del rosa. Ingrandisco un attimino. Vediamo anche 400%. Molto ingrandito. Eccole qua. Vedete, a differenza di come siamo partiti, che eravamo così. Quindi bastava una piccola apertura e magari andavamo già a bruciare. Ma quando si entra i bianchi sono i mezzi toni. Un attimo che è arrivata una, un attimo solo in chat, Niki, ok. Vediamo un attimo. Ok. I bianchi, queste cose qui bianche sono i mezzi toni, quindi posso schiarire i mezzi toni, posso scurire i mezzi toni e vediamo come cambia, come cambia l'istogramma. Quindi vado a schiarire quello che era già chiaro, mezzi toni diventano ancora più chiari e qui vado a scurire, i mezzi toni diventano ancora più scuri.
il nostro istogramma viene modificato. Allora, quello che volevo farvi vedere, allora, quindi andiamo ad abbassare le luci, ad aprire un po' le ombre, facciamo una cosa così. Ok, voilà. Dico apri in Photoshop, quindi decidiamo di continuare in Photoshop, solo per farvi vedere in Photoshop uno spazio di lavoro che è quello che si usa generalmente per la fotografia, o perlomeno quello che io ho imparato a utilizzare. Come vedete a destra ho la palette dei livelli, che è quella che mi occupa più spazio, perché lavorando tanto con i livelli di regolazione mi serve avere tanto spazio per i livelli uno sopra l'altro. Però in fondo vedete le due palette. Una è la palette Info, che è utile quando vado a portare uno strumento sull'immagine che mi dà i dati, in questo caso Lab RGB. La vedete la palette Info in basso a destra? Vedete, adesso sto muovendo un po' il mouse sull'immagine, cambiano anche i valori, vedete, a seconda di dove vado cambiano i valori. E qua invece ho la palette dell'istogramma. Vediamola semplicemente in nero, senza complicarci troppo la vita, ed eccola qua. È l'istogramma della nostra immagine proveniente dal file RAW. Quindi la palette istogramma, se non ce l'avete collegata alla palette livelli o se non ce l'avete visibile, la attivate da finestra, eccolo qua, istogramma, vi si attiva la palette e la potete sistemare fluttuante dove preferite oppure la ancorate alle altre palette. Se faccio una modifica, ad esempio, se vado, andiamo a mettere semplicemente una curva senza un livello di regolazione curve, senza toccare nulla, non vado a modificare la curva. Vedete, anche dentro la curva ho la rappresentazione dell'istogramma. Ecco, qui diventa molto utile perché io posso decidere, ad esempio, quali zone andare a modificare attraverso la curva. Posso andare a bloccare la mia curva mettendo dei punti qua e vedete adesso, quindi a sinistra abbiamo il picco molto alto delle zone scure, beh, tutto il nero e la quantità, il picco alto indica la quantità e quindi a sinistra, e lo vedete anche dal cursore nero qua in fondo al grafico dell'istogramma, a sinistra abbiamo le cose scure, quindi tutte le ombre, il vestito e tutti i pixel arancioni un pochettino più scuri. E a destra i pixel più chiari. Quindi vedete, bloccando l'istogramma posso permettermi, ad esempio, di schiarire ulteriormente le ombre o aumentare un pochettino il dettaglio. E vedete l'istogramma capire esattamente in quale parte della curva dove stanno i pixel su cui intendo lavorare. E notate come nell'istogramma in basso, nella finestra, sono comparsi quelle linee che rompono, diciamo così, il grafico dell'istogramma che mi stanno indicando che lì sto mangiando sfumature, cioè la mia post-produzione adesso mi sta compromettendo delle sfumature. Se provo a fare una curva un pochettino anche qui nelle alte luci, vedete ad esempio, vedete che adesso sto schiarendo le cose chiare, vedete l'istogramma che si sta spostando a destra. Facciamo ad esempio, torniamo indietro, facciamo una classica curva S che mi dà questo contrasto qua, ad esempio, e vedo nell'istogramma che incomincio a mangiarmi delle sfumature, più traffico con la curva e cioè più ho una curva molto molto ripida, molto incasinata, diciamo così, e voilà. E vedete che adesso nel mistogramma sono ricomparsi i picchi a destra e a sinistra perché ho creato questa curva S molto secca che ha aumentato tantissimo il contrasto e quindi mi ha fatto ricomparire quello che avevo tolto dal file RAW, cioè i neri completamente bruciati, i bianchi, i neri completamente chiusi e i bianchi Abbiamo bruciato. completamente bruciati.
Notate questo avviso col triangolo e queste due freccette là sopra, ci clicco sopra, voilà, viene ricostruito l'istogramma. In realtà viene rigenerata l'istogramma in base a come è l'immagine adesso che abbiamo finito di lavorarlo. Quindi in realtà non ho perso miracolosamente sfumature come sembrava perché non ci sono più i tagli, però sono comparsi come li vedete, no? All'estrema destra e all'estrema sinistra, quelle righe bianche appoggiate ai bordi dell'istogramma che mi dicono che ho bianchi bruciati e neri completamente chiusi. Se faccio una curva piuttosto ridicola, quindi se facciamo una cosa così, facciamo la curva piatta che abbiamo visto in un webinar, però non in questo, ok? Faccio una curva piatta. L'immagine diventa completamente grigia e che cos'ho? Soltanto del grigio, quello è il grigio medio al 50%, e vedete l'unica cosa che ho è quella linea verticale all'interno dell'istogramma e Photoshop mi sta dicendo guarda che c'è soltanto del grigio, di quel tipo di grigio, cioè il grigio medio, quello che sta a metà tra i pixel bianchi e i pixel completamente neri. Riportiamo le cose a una certa normalità, che è quella roba lì. Per cui ricordatevi di attivare, di rigenerare l'istogramma. Anche qua ho aperto questa curva, adesso non la tocco più, la lascio così com'è, ma metto magari in modalità diffusione luce soffusa. Vediamo l'istogramma. Qui sembra perdere sfumature, in realtà non le ha perse. Luce soffusa, abbiamo aumentato il contrasto tonale, vedete, me l'ha aumentato molto. Nelle aree più scure in questo caso e niente, il mio Instagram si è spostato, mi sta indicando proprio che ho una marea di roba scura con un certo numero di pixel completamente neri, completamente pieni, li vediamo qui a destra, quindi posso ad esempio abbassare l'opacità, voilà, di questo livello, mantenere un certo contrasto tonale che me lo dà il metodo di fusione luce soffusa, però vedete l'immagine da prima, vedete l'opacità all'85%, si vede qui in alto a destra nella palette livelli sopra a livello con la curva, opacità 85%, vedete ho abbassato l'opacità del mio livello. Allora vediamo una cosa, se la porto al 100%, dal 100% guardate la foto, dal 100%, istogramma così dove incomincio ad avere i neri pieni. Se guardiamo la foto però, dal 100% all'80%, non è che cambia poi. Ok, allora, qui 85, 80, 100, voilà, ok. Andiamo con la storia, senza che riesco. Ok, 80, 100. Se guardate la foto, l'immagine, vedete? Si schiarisce un pelo, no? Ok? Però magari okay, siete al 100%, la vedete così, vi può sembrare che vada tutto bene. In realtà, se date un occhio all'istogramma, potreste incominciare a preoccuparvi perché qui già si incomincia a creare il picco a sinistra. Quindi lì dentro ho dei neri completamente chiusi, cosa che a monitor non me ne accorgo, perché come faccio ad andare, cioè non me ne accorgo, quindi incomincio a stare un po' in campana, diciamo così. E quindi anche in funzione, ad esempio, della stampa sul fotolaboratorio di questa immagine qui, mi piace questo contrasto che mi dà la curva con la fusione, clicco dentro opacità o apro con il menu a tendina il cursore, magari me l'abbasso un po'. Me ne vado, che ne so, al 90%, rigenero l'istogramma e voilà, vedete, adesso non so fin quanto si vede, tiro fuori, tiro su un attimo la finestra, vedete il picco qui a sinistra è diminuito. Qui sono al 100%, se vado all'80%, voilà, sono sicuro che non ho neri completamente chiusi, non ho neanche i bianchi completamente bruciati, quelli non li ho mai avuti, diciamo così, all'interno di questo lavoro qua. L'immagine mantiene tutto il suo contrasto, quindi se il mio scopo era quello di ottenere questo contrasto tonale, adesso però tenendo l'occhio all'istogramma ho
un'immagine emotivamente simile a quella di prima, con l'opacità al 100%, però sono sicuro, perché me lo dice l'istogramma, che non ho neri completamente chiusi, quindi anche nelle zone più scure di quell'immagine lì, quelle che a monitor ci sembrano completamente nere, lì dentro avrò delle sfumature che la macchina da stampa, molto verosimilmente, sarà in grado, di riprodurre, quindi non darmi delle zone completamente nere. Se vado in sovrapponi con metodo più forte, vediamo. Ecco qua, vedete, incominciamo ad avere l'istogramma che si appoggia, andiamo a opacità 100%. Voilà, eccolo qui, con sovrapponi, vedete, si sono creati pixel completamente bianchi qui a destra. E anche a sinistra, vedete com'è alta l'indicazione dei pixel completamente neri. Per cui con sovrapponi posso passare da 100, scendo a 90, da 90 scendo di 5 punti, andiamo a 85 e voilà. Ho sempre un effetto grafico molto forte. Adesso sto ragionando su questa cosa qui, è chiaramente un po' un caso, però per spiegare l'istogramma mi viene bene. Quindi sto ragionando su produrre un'immagine con dei contrasti così elevati, perché qui a colori la vedete un po' incasinata, ma se vado in bianco e nero, magari, eccola qua, prende anche un suo perché, diciamo così, rispetto a questa qui che aveva, era l'originale con tutte le sfumature. Vedete l'istogramma com'è bello, bello pieno, Corposo. non ha bianchi bruciati, non ha neri pieni, Sì. non ha neri pieni. E ok, accendendo la, ok, faccio un bianco e nero così, e dall'istogramma, ok, ho ancora dei neri un pochettino chiusi di là. Adesso, ragionando in funzione dell'immagine della stampa, magari posso. Aspettate un attimo, che mi sposto la finestra così vedete tutto. Ragionando un po' in funzione della stampa, posso ad esempio alzare un pochettino l'output. E voilà. Ok, eccolo qua. O fare quello che faccio di solito, quello che vi consiglio, quindi mi tengo la mia immagine così che mi piace prima di andare in stampa. Fatelo sempre questo. Pratica. Aprite un valori tonali, valori di output, andiamo a metterci un 5, i valori di output dei bianchi, un 250. Rigeneriamo l'istogramma e voilà. Vedete che adesso non abbiamo più neri pieni, si è creato questo buco. E non abbiamo più bianchi pieni, si è creato questo buco, quindi non ho più. Adesso non ve lo sto a spiegare anche perché abbiamo finito il tempo, diciamo così. Questo è un po' una roba, concetti magari che possiamo approfondire. Comunque, con questo sistema qua siete sicuri che le macchine da stampa non vi massacrano le cose più scure e le cose più chiare che andate a stampare. E l'istogramma, vedete, vi dà. Così non ci sono. Eccoli qua, vedete, qua ci sono i neri chiusi e i bianchi forse bruciati. Con questo piccolo accorgimento ve lo apro, valori tonali, andate a mettere un 5 nell'output e portate 250 l'output delle alte luci e 5 l'output dei neri, dei toni più scuri e vi risolvete un po' la faccenda. Le finestre, vedete, si possono spostare, si spostano, adesso l'appiccico qua. Info, me la sposto di là e voilà, rifate un po' l'area di lavoro come preferite.